Qui con il presidente Antonio Baglioni. Antonio, mancano due gare alla fine del campionato. Non è finito, ma abbastanza ormai da cominciare a fare un bilancio, un primo bilancio di questa stagione. Sì, il campionato non è finito, sono rimaste due partite, due fuori, che per noi sono anche un po' proibitive, perché logicamente andiamo a giocare con delle squadre, una in prima classifica e una lotta per arrivare nelle prime posizioni, quindi terzi, però ci andiamo con la voglia di giocare, di vincere, di fare bene, di fare una bella partita, poi dopo sarà quello che tu vuoi. Il bilancio, devo dire, io quest'anno abbiamo costruito una squadra anche in base alle prospettive che avevamo a livello economico, quindi non potevamo andare oltre perché la società non si può permettere assolutamente di chiudere l'anno in passivo, quindi abbiamo fatto. Però devo ammettere che abbiamo fatto una squadra discreta, una buona squadra dove abbiamo anche fatto crescere qualche giocatore, guarda Ferretti che è venuto non era nulla e adesso è ben detto e gioca la partita come quelli già ormai conosciuti e affermati. Devo dire che se la formula del campionato fosse stata un po' diversa, un po' come tutti gli altri anni, saremmo stati sicuramente in corsa per i playoff, quindi era un campionato, diciamo, buono che avevamo fatto, un campionato dove ci potevamo anche togliere qualche soddisfazione, perché poi i playoff sono delle partite logicamente che te le devi giocare, non si sa mai come va a finire. Essendo un po' così, come dover arrivare nelle prime tre, e giustamente adesso che siamo fuori dalle prime tre, da già un mese a questa parte, è stato un po' difficile anche motivare i ragazzi, quindi giocare per poter fare delle partite, diciamo, buone. Mi rammarico solo di una cosa, che abbiamo sbagliato purtroppo, ma succede, perché ci può stare tutto durante l'anno, ci può stare di vincere con la prima, ci può stare di perdere con l'ultima. Noi abbiamo sbagliato, giocato male, quindi sbagliato un paio di partite che ci hanno tolto, diciamo, la possibilità di arrivare fra le prime tre prima del previsto. Ecco, Dopo questo. che lui giocasse la fine all'ultima Esatto, potevamo giocarcela fino all'ultimo, invece purtroppo sbagliando queste partite, perché noi erano partite che potevamo vincere, però giocate male e pazienza, ci penseremo l'anno prossimo, quest'anno è andata così. e fra due partite quindi finisce per chiudere con la prima squadra l'orizzonte è già per l'anno prossimo vi state già muovendo oppure aprire bisogna prima devono finire tutti i Ma campionati. io dico che adesso è chiaro che delle parole le abbiamo fatte, un po' abbiamo parlato, un po' abbiamo visto, ci stiamo un po' guardando intorno. Certo, il campionato non è finito, adesso è difficile anche parlare perché innanzitutto il 21 ci sarà una riunione Ancona che parlerà appunto dello svolgimento dei campionati dell'anno prossimo. Qualcosa ci è arrivato, però io adesso voglio andare a questa riunione per capire. Perché in base anche a quello che sarà la formula del campionato, in base anche alle prospettive, a tutto questo, poi ci muoveremo per capire quello che riusciremo a fare l'anno prossimo. Sperando che le regole non cambino a Sì, mercato in corsa come è successo quest'anno. come è successo quest'anno, esatto, sperando che le regole poi non cambino, ma quest'anno probabilmente non cambieranno, anche perché dovrebbe essere tutto quanto abbastanza chiaro. Poi è chiaro che noi comunque, qualsiasi cosa facciamo, vorremmo fare bene. Sicuramente proviamo a fare bene anche perché abbiamo un allenatore, Andrea Vecchia, che merita sicuramente una squadra competitiva, altrimenti lui qui avrebbe cosa starebbe a fare, insomma, no? Perché o facciamo un campionato competitivo, è vero che Andrea lavora anche nel settore giovanile, io dico sempre che noi abbiamo un allenatore lavoratore, perché lavora su tutto e lui esce dal palazzetto, va a casa a lavorare 2 o 3 ore per programmare per il giorno dopo. Però appunto per questo noi a lui dobbiamo dargli una squadra da poter allenare, perché se no c'ha poco senso. Quindi su questo ci muoveremo. Adesso non abbiamo fatto ancora nulla se non delle parole, delle chiacchiere così, giusto per capire un po' anche i ragazzi che abbiamo adesso. Fare anche un'analisi di quello che è stato quest'anno e di confronto dei ragazzi per capire e poi come dobbiamo muoverci per
per l'anno prossimo. E passiamo al settore giovanile. Sì. Come giudichi anche qui la stagione, che anche qui è in corso, però ormai diciamo quello che è stato quel trend, comunque sia le cose positive e negative, sono già da analizzare. Ma guarda, il settore giovanile, come tutti sanno, per noi è un po' il fiore dell'occhiello, è il lavoro principale per noi. Io ho iniziato tanti anni fa, quindi 27 anni fa, nel settore giovanile c'erano pochi ragazzi, poi man mano con il lavoro fatto sono aumentati, e quindi per noi questo è il lavoro più importante che dobbiamo fare. Quest'anno devo dire che con l'inserimento di Andrea Pecchia, lui ha portato la sua esperienza anche nel formare i giovani, nel formare i gruppi, nel formare gli allenatori, perché adesso a Matera quest'anno abbiamo 3 o 4 allenatori. Chi ha già fatto il corso però è alle prime armi, e chi sta facendo il corso, che comunque sono stati sempre nel palazzetto nel giro della prima squadra e nel giro del settore giovanile. Abbiamo portato anche allenatori nuovi come Cotugno, che comunque si sono rivelati buoni allenatori, e quindi abbiamo avuto la possibilità anche di aumentare i gruppi. Siamo partiti, un esempio banale, con un under 15 che c'erano 7 ragazzi, siamo arrivati a 15. Essendo ragazzi di 15 anni non è neanche semplice portarli nel palazzetto, però qui sono stati bravi gli allenatori, sono stati bravi. Un complimento grosso lo devo fare anche ai dirigenti, perché comunque noi, ognuno ha un compito e ognuno di noi ha svolto il suo compito. Noi facciamo tutto per passione, quindi diciamo che la passione è stata messa a disposizione, ma nella maniera più giusta che poteva essere. Spero l'anno prossimo di migliorare, anche perché stiamo cercando di poter fare delle collaborazioni anche con le società vicine a noi, Fabriano, Camerino, perché poi il lavoro va fatto dove c'è materiale, dove ci sono atleti, quindi fare delle collaborazioni sia tecniche e anche sui ragazzi non può far bene che ai ragazzi, alle società, ma io dico nella crescita anche della pallacanestro nel territorio. E mantenendo quindi i numeri anche in crescita, i numeri degli iscritti, che sono sempre, anche quest'anno hanno registrato, oltre alle under 15 che hai già detto, comunque un buon trend anche nel mini basket. Abbiamo registrato un buon trend anche nel mini basket, sì, questo è vero. Ripeto, questo è stato frutto di un lavoro fatto bene dai dirigenti, perché comunque hanno pubblicizzato, un lavoro fatto bene dagli allenatori del mini basket, perché e poi quando porta un ragazzino dentro il palazzetto si deve trovare bene il bambino, ma è vero che si deve trovare bene anche il genitore, perché oggi i genitori sono, come dico, un po' esigenti, no? Quindi io dico sempre, no? A volte sono troppo esigenti, perché poi questo è un gioco e va preso come gioco, soprattutto nel mini basket. Io dico sempre e lo ripeto, che è un detto che dice, no? Che una rana può saltare ma non può volare. Ecco, io vorrei che questi ragazzi facciamoli saltare più in alto possibile, magari, ma non pretendiamo che volino, perché poi magari non ci riescono. E che si divertano. E che si divertano. Ok. Grazie mille, Presidente, in bocca al lupo e buon lavoro per i prossimi mesi. Grazie a voi della collaborazione. Grazie.